una bella serata per ricordare un pezzo di storia d'Italia, no? Sì, 150 anni fa, esattamente il 12 agosto del 1866, si firmò l'armistizio di Cormons, che sancì la fine della terza guerra d'indipendenza con l'annessione del Veneto e parte del Friuli al Regno d'Italia. In questo locale, l'osteria l'armistizio, sono stati fatti i preliminari di quel trattato importante. Possiamo dire che la firma è stata fatta a Cormons, ma qua si è scritta l'Italia. Esatto, esattamente. Questo è stato un posto storico che anche in seguito ha segnato la storia, perché tante le persone che sono arrivate, tante anche le celebrità, tra cui Vittorio De Sica, Giorgio Celiberti, Nino Benvenuti e molti molti altri. Quindi l'armistizio è una parte della nostra storia e ha contribuito a far conoscere il nostro comune a molte molte persone. E a 150 anni di distanza non si dimentica, perché si sente ancora, no? Basta entrare, si sente ancora quell'italianità, certo, quella particolarità che solo il Friuli sa dare, e anche questa zona, nel senso, come la vogliamo descrivere, insomma, c'è qua l'Italia, c'è, si sente. C'è, anche perché comunque questo locale è rimasto uguale, tale quale a quando è stato chiuso 14 anni fa. E in ogni caso è importante ricordare per conoscere, per poter scrivere il futuro. Senta, cosa vuol dire oggi come oggi essere italiani? Dal suo cuore, dal suo pensiero. Beh, io amo la mia nazione, ovviamente ci sono delle problematiche, bisogna combattere e cercare di risolvere, perché nella nazione in cui tu sei nato hai le tue radici vanno difese e vanno portate avanti e sostenute sempre, anche nei momenti di difficoltà. E in questi momenti di difficoltà cosa vuol dire investire nella cultura? Vuol dire continuare a insistere, trasmettere e cercare di fare il possibile per sostenere quello che è stato fatto, perché quello che è stato fatto è la base per, ripeto, il nostro futuro.